Salve amici dello Schioppo. Ora che mi sono ripreso dall'emozione della promozione in Serie A, questa mattina in piscina mentre nuotavo ho sbattuto anche la testa al blocco di partenza per non stare attento e pensare a qualcosa che vi voglio proporre. Noi l'evento del giorno 1 non lo dobbiamo finalizzare solo ed esclusivamente a ridare alla città la cascata dello Schioppo meravigliosa e il fiume Cosa. Il punto importantissimo dell'evento del giorno 1 è il primo punto del programma. Primo punto del programma che, se non ve lo ricordate, è quello relativo all'acqua. Relativo all'acqua del fiume Cosa, cioè l'acqua del fiume Cosa, come tutti sappiamo, ha una forte componente che lo danneggia e che non sappiamo chi di dovere se monitora le acque del Cosa o ha monitorato le acque del Cosa in tanti anni. Andiamo al dunque, a me mi serve che i pescatori laziali, il gruppo sub di Sora che sta collaborando, prendano a cuore questo progetto che io vorrei realizzare. Percorrere il fiume Cosa non è tanto facile perché, come riferiva Domenico, ci sono dei punti un po' impervi, cioè dove l'acqua è un po' più alta. Allora ho pensato, visto che barche, quello e quell'altro è una cosa impossibile, serve per realizzarlo uno strumento leggero, pratico. Allora mi sono andato un po' a documentare. Io spero che sia Luca che Giovanni, che chiunque voglia partecipare sia, come dire, propenso a fare questa cosa, perché a me mi affascina. Io non posso andare in ferie perché non me lo posso permettere perché sono un poveraccio. E quest'estate mi piacerebbe appunto creare, costruire una piccola zattera, la zattera anti-inquinamento, la zattera antiveleno. Percorrere il tratto di fiume dalla cascata dello Schioppo fino al ponte della stazione per ora, perché il mio progetto è quello di fare tutto il fiume Cosa e poi spostarci sul Sacco con questo progetto, sempre con la collaborazione dei sub e dei pescatori laziali che con l'acqua ci sanno fare, anche Massimiliano Mancini, anche chiunque di noi. Allora sono andato a cercare su YouTube e ho trovato questo molto simpatico. Ve ne faccio vedere un pezzetto, poi lo finite di vedere da soli. E Tutti, finalmente la zattera è finita e a quindi il Luca ha po' fatto la in presentazione. zattera, Questo montaggio qui sono io, zattera questo è con le Luca, questo bottiglie è di plastica da Giovanni. 5 litri. I blocchi da 4 bottiglie sono stati uniti tutti tra di loro tramite questa corda che unisce le varie legature e sono stati uniti a gruppi di 3, i 3 superiori insieme e i 3 inferiori assieme tra loro, in modo da fare un unico gruppo di bottiglie bello resistente e massiccio. Naturalmente è stato legato sia da una parte che dall'altra, anzi, da tutti e quattro i lati, Va bene, insomma, si dall'insieme utilizzano le esterno di bottiglie da tutti e quattro i 5 lati litri. per E poi ravvicinarli c'è alla una zattera. sorta di Tutto tavola leggera intorno che viene con un forata per foro alleggerirla. ha lo scopo di alleggerire, no? I fori per legarli. Addirittura c'è la possibilità poi di E metterci così una questo mezzo piastra con un'asta tramite per, per con una andare a bandierina del sostenere le Frosinone, bottiglie possibilmente, con e le telecamere sopra alla punta collegate la apposta. telecamera o la fotocamera per fare le foto agli impianti fognari Naturalmente ogni pezzo abusivi. di legno è stato Andiamo derubato velocemente avanti. così da Ci fare sono delle questa tavole che vanno unite tornando fisso alle pile di sulla bottiglie da palafita 5 litri. e stabile che Vedete, diventa funzionale. tutto un blocco. È facilissimo, E non questa servono è la scienziati. zattera finita con le legature. Poi si arriva ad assemblare questa tavola su Manca però una questa cosa. fila di Il doppia di nostro supporto bottiglie per che la diventa bandiera
in cima. Un galleggiante stupendo, la bandiera sopra con l'attacco per la fotocamera, telecamera. Quindi viene unita sotto e adesso vi faccio vedere come vengono unite le bottiglie. Poi del nastro telato universale, poi 50 metri di corda di polipropilene da 5 mm di diametro. Quindi ecco, con la corda, le bottiglie, o da 5 litri o quelle da 1,5 litri, da 2 litri, non cambia niente. Vengono fissati i tappi con un po' di colla in modo che poi non si sgancino, non si svitano. Un punto di colla sulla vite, si fa passare la corda attorno al collo. Praticamente vengono legate sopra, vengono legate più sotto e vengono legate in basso. Doppio nodo come questo. E a questo punto vedete, diventa tutto un blocco, tutti questi blocchi uniti tra loro bello teso, e diventano la base di galleggiamento per la zattera. Non prendetemi per pazzo, è una cosa semplicissima che con un po' di buona volontà si può fare, anche con le bottiglie da 1,5 litri, vedete? Ci vediamo al prossimo video. Va bene, questo è quanto, quindi ecco, questa è la mia idea. Se vogliamo realizzare questa cosa, poi muniti di telefonino, foto dei punti dove c'è l'impianto che scarica sul fiume, geolocalizzazione con WhatsApp, una pagina WhatsApp creata ad hoc dove faremo appunto la mappatura e la consegneremo poi su un piatto d'argento alle istituzioni che dovrebbero fare loro queste cose. Se non le faranno, le daremo alla Procura della Repubblica, a chi di dovere. Insomma, dobbiamo finirla con gli avvelenamenti delle acque, dell'aria e della terra. Poi, fatto il cosa, passeremo al sacco. Io sto in pensione, non ho nulla da fare, 5 nipoti che mi rendono liberissimo, la moglie incazzatissima, però andiamo avanti, dai.